Inauguriamo presso la sede della Lega Regionale delle Cooperative una biblioteca tematica. Questa iniziativa, voluta fortemente dall'Associazione Regionale delle Cooperative di Servizi, è dedicata a Giorgio Basili. Giorgio Basili è stato un dirigente di questo movimento, scomparso 20 anni fa. Le motivazioni di questa nostra iniziativa sono molteplici. La prima è perché vogliamo ricordare, lo facciamo in memoria di Giorgio, che ha voluto dedicare e donare la sua biblioteca al momento della sua morte. Questo per noi è stato un motivo, diciamo così, di orgoglio, e soprattutto abbiamo voluto coronare questa sua idea facendo questa nostra iniziativa. L'altro motivo è che noi vogliamo valorizzare l'esperienza del movimento cooperativo. Questa biblioteca deve servire sostanzialmente a mettere a disposizione il meglio del nostro movimento. Fotografa un pezzo importante della regione dell'Umbria, è una biblioteca di settore, specialistica, con libri di economia, con libri di politica e con libri che riguardano il movimento cooperativo e la storia del movimento cooperativo. L'importanza di questa biblioteca sta nel fatto che verranno tutti i libri catalogati e inseriti nel sistema bibliotecario regionale, quindi qualunque cittadino dell'Umbria potrà accedervi e potrà prendere in prestito questi volumi. Quindi questa è una biblioteca che la Lega delle Cooperative e l'Associazione dei Servizi mettono a disposizione della collettività regionale, inserendola nel sistema bibliotecario della nostra regione. Volevo ringraziare per questa pregevole iniziativa che ci ha visti protagonisti come familiari, e siamo molto fieri proprio perché pensiamo che l'intitolare una biblioteca a Giorgio Basili sia proprio tributargli, fargli il massimo tributo proprio per il suo amore per la cultura a tutti i livelli. Io purtroppo l'ho perso che avevo solo 14 anni e l'ho potuto conoscere solo fino a una certa età, però di base quello che ricordo con molta chiarezza era il suo immenso amore per la cultura, già l'immensa consapevolezza della possibilità di scelta che la cultura dà alle persone. Quindi penso che intitolargli una biblioteca sia il massimo per quanto riguarda il suo ricordo. E persino le sue ultime parole in letto di morte sono state per me di dirmi di studiare sempre nella vita, e questo è stato un esempio che io ho seguito sempre, pensando molto fortemente a quella sua volontà di dirmi questa cosa proprio in letto di morte. Per cui a nome della famiglia volevamo ringraziare veramente tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto e tutti coloro che si adopereranno per fare in modo che funzioni e che sia veramente un progetto valido, funzionale, che faccia cultura e faccia rete di cultura per migliorare le condizioni di tutti, della nostra società.